Dunque, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io sono Serena Dellagli e faccio parte della segreteria tecnica dell'amministratore delegato di Fratelli Italia. Avvio la mia presentazione in cui mi focalizzerò dopo aver presentato un po' la società, quindi Infratel, parlerò un po' di tutti i progetti più importanti portati avanti nell'ultimo periodo e poi mi focalizzerò in particolare sul piano Digital Transformation. Eccoci qua, dunque come ho già anticipato mi focalizzerò su Digital Transformation che è un piano di incentivi predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico che intende favorire la trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale. Inizio presentando la società che è Infratel Italia, quindi Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia, che è una società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, sottoposta alla direzione e al coordinamento di Invitalia. La missione primaria di Infratel consiste nel curare i programmi di infrastrutturazione del paese, con particolare riferimento allo sviluppo della rete di banda ultralarga dei servizi pubblici di connessione Wi-Fi. E l'ambito, quindi la cornice entro cui noi operiamo, è quella dettata dalla strategia italiana per la banda ultralarga. Da questo si può comprendere come il nostro core business sia il piano per la banda ultralarga, che intende portare la connettività veloce e ultraveloce nelle cosiddette, per il momento, nelle cosiddette aree bianche, cioè aree a fallimento di mercato in cui gli operatori privati hanno deciso di no, non hanno interesse a investire. Per quanto riguarda invece, nel corso degli anni, i progetti affidati a Infratel sono andati progressivamente ampliandosi e in questo momento ci occupiamo di più progetti. Uno fra questi è Piazza Wi-Fi Italia. Che intende portare connettività gratuita e diffusa, capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale tramite l'installazione di hotspot gratuiti. Viene quindi fornita connettività gratuita ai comuni, in particolare piccoli comuni, presenti su tutto il territorio nazionale. Nel corso del 2020 il progetto è stato, soprattutto in considerazione della situazione emergenziale e pandemica che ci ha colpito nell'ultimo anno, si è deciso di ampliare il progetto che ha incluso da quest'anno anche gli ospedali, quindi anche nelle strutture sanitarie sono stati installati degli hotspot che permettono di fruire di connettività gratuita. Da pochi mesi è poi stato avviato anche il piano scuole che intende nel corso del prossimo biennio portare connettività gratuita e veloce a tutte le scuole pubbliche presenti sul territorio nazionale a 1 giga. Nel corso degli ultimi mesi, in particolare ad ottobre del 2020, è stato avviato anche il piano voucher per la connettività, che intende fornire un incentivo alle famiglie per il momento, quindi per le famiglie interessate dalla prima fase del piano, sono quelle con un ISEE al di sotto di 20.000 euro, a cui è fornito un bonus per l'acquisto di connettività e di un dispositivo mobile, quindi un tablet o PC. Nel corso degli ultimi mesi le attività su cui Infratel opera si sono anche ampliate e stanno includendo sempre più integrazione con le nuove tecnologie.
e infatti Infratel ospita da mese anche un nodo blockchain che fa parte della rete dell'European Blockchain Infrastructure. Tra i progetti più interessanti che abbiamo seguito negli ultimi mesi c'è anche l'implementazione della tecnologia Wi-Fi, Li-Fi per il Museo Marta, che ha portato questa nuova tecnologia che permette una nuova tecnologia che permette di vivere delle esperienze di visita sicuramente più innovative all'interno, per il momento in via sperimentale, nel Museo Archeologico di Taranto. E poi c'è Digital Transformation su cui ci focalizzeremo durante questo incontro. Introduco un po' la normativa, quindi il perimetro entro cui ci muoviamo. La normativa di riferimento è dettata dal decreto legge 30 aprile 2019, numero 34, che è stato poi convertito dalla legge del 28 giugno 2019. Il cosiddetto decreto crescita. L'incentivo intende incoraggiare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio italiano ed è un incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito nella parte operativa congiuntamente da Invitalia e da Infratel. La dotazione finanziaria totale ammonta a 100 milioni di euro. È una misura sportello, quindi non c'è una vera e propria scadenza, cioè quando i fondi saranno completamente impegnati e erogati alle imprese che risulteranno aventi diritto, il piano si concluderà. Entrando un po' più nel dettaglio, il contributo erogato tramite questo incentivo, il contributo a fondo perduto ammonta al 10% del finanziamento richiesto, un 40% di finanziamento agevolato e per un'agevolazione complessiva pari al 50%. Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, occorre dire che la somma richiesta e quindi erogata tramite questo finanziamento è poi restituibile secondo un piano che sarà poi redatto successivamente e che può durare fino a 7 anni. Passando ora più nel dettaglio le caratteristiche delle imprese beneficiarie, questo è un elenco non esaustivo delle caratteristiche delle imprese. Devono essere sicuramente delle imprese di micro, piccole e medie dimensioni, iscritte come attive nel registro delle imprese operanti, quindi in prevalenza in alcuni settori che sono quelli un po' più impattati dalla crisi pandemica dell'ultimo anno, quindi settore manifatturiero, il settore turistico, il settore del commercio. Nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, devono aver conseguito un importo dei ricavi e delle vendite, delle prestazioni pari ad almeno 100.000 euro. E devono disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese e non devono essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre situazioni equivalenti. I progetti finanziabili, dunque entrando nel dettaglio invece di ciò che è possibile, il finanziamento entro cui ci si può muovere, i progetti in generale devono puntare alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi delle imprese che inviano la propria domanda di agevolazione.
Quindi devono, le tecnologie devono essere quelle rientranti, definite abilitanti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, oppure devono essere, le altre tecnologie, relative a soluzioni tecnologiche di filiera. E qui, c'è un elenco, ovviamente non esaustivo, di quelle che possono essere più nel dettaglio le singole fattispecie. I progetti, devono essere inviati, quindi la domanda di agevolazione può essere inviata, esclusivamente, tramite la piattaforma che è attiva dal 15 dicembre del 2020 e cui si può accedere, tramite il sito di Invitalia. Le domande di agevolazione possono riguardare solamente tre tipi diversi di ambito, possono ricadere in tre ambiti diversi. Devono essere, si può presentare un progetto, che, apporti un'innovazione di processo, quindi che apporti un significativo miglioramento, un'automazione dei processi produttivi, un'innovazione nell'organizzazione dell'impresa stessa, oppure, si può trattare di un progetto di investimento. Come ad esempio l'acquisto di nuovi software, di nuovi macchinari. Al momento le domande pervenute sono circa 435 e, come vedete, in termini assoluti, la maggior parte di questi ricadono nell'attività di investimenti e quindi il capo 3 del decreto, mentre in forma aggregata poi il capo 2 è quello con più domande. Per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale delle domande, la Lombardia è in testa, seguita poi da Toscana, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna. Qualcosa in più, sicuramente il collega entrerà un po' più nel dettaglio circa i problemi che sono riscontrati maggiormente nella fase istruttoria e poi di valutazione dei progetti, perché ovviamente quanto più è completa la documentazione fornita in prima battuta, quindi caricata sulla piattaforma, tanto più sarà veloce poi il processo di valutazione da parte di Infratel e di Invitalia e quindi ci sarà un riscontro che è più immediato nei confronti dell'impresa che invia la domanda di agevolazione. In ogni caso, il riscontro da parte nostra viene inviato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Lascio la parola al collega che vi illustrerà magari qualche punto di maggiore interesse. Grazie. Grazie Serena, intanto volevo presentarmi, sono Luca Loprede, lavoro per Invitalia e nello specifico oltre nel team, insomma, oltre a vedere determinati progetti ci occupiamo anche della misura Digital Transformation che insomma, presentava la collega. Da questo punto di vista vorrei soffermarmi su alcuni aspetti, per esempio quelli già presentati, insomma, magari con più approfondimento analizzarli, per esempio quelli degli aspetti agevolativi. Naturalmente come Invitalia seguiamo la parte amministrativa dell'istruttoria e quindi ci occupiamo un po' dal lato amministrativo. Diciamo che dal punto di vista delle agevolazioni, le agevolazioni concedibili riguardano il 50% delle spese ammissibili. Cioè, questo 50% è suddiviso in un 40% di finanziamento agevolato e un 10% di contributo. Il finanziamento agevolato è un finanziamento a tasso zero restituibile in 7 anni. Massimo 7 anni, insomma, può essere anche
un periodo inferiore e soprattutto non è assistito, non viene richiesta alcuna garanzia su questo, su tale finanziamento. Quindi è un punto molto di interesse. Altro punto di interesse è sicuramente anche quello della possibilità e della restituzione si restituisce appunto senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano semestrale. Quindi da questo punto di vista questo finanziamento è molto interessante. Altro aspetto interessante è quello diciamo, sui progetti, come descriveva la dottoressa, che sono divisi in tre macro sezioni: quello dell'innovazione, l'organizzazione appunto, e quello degli investimenti. Per quanto riguarda i primi due, ovvero quelli del capo 2 del DM 9 giugno 2020, diciamo è un aspetto interessante sicuramente la possibilità di finanziare le spese del personale interno, ovvero spese del personale interno o il rapporto di collaborazione o di somministrazione del lavoro, oppure di titolare di specifico assegno di ricerca. Naturalmente sono escluse da questo punto di vista le spese per i collaboratori amministrativi e contabili e commerciali. Lato amministrativo, noi come Invitalia facciamo un controllo abbastanza banale, non, diciamo, banale da un certo punto di vista, cioè non troppo approfondito dal punto di vista della redditività dell'investimento, ovvero vediamo sostanzialmente qualche parametro contabile, qualche parametro di bilancio, e lo analizziamo e sostanzialmente andiamo a studiare qual è la capacità di rimborso del finanziamento che concediamo. Questo soprattutto facciamo in quanto insomma, lato amministrativo, istruttori. Interessante appunto è andare a vedere cosa andiamo a guardare, ma semplicemente perché essendo, diciamo, delle caratteristiche standard, cioè un controllo diciamo standard, è anche facile lato richiedente effettuare un'autovalutazione e vedere se c'è la possibilità di richiederlo o meno, perché naturalmente non essendoci, magari quando non si riscontra una capacità di rimborso dell'agevolazione, non è concedibile. Quindi, naturalmente, se si fa una preistruttoria, un'autoistruttoria, sostanzialmente si evita il tempo della presentazione della domanda. Nella sostanza, andiamo a vedere la copertura finanziaria dell'immobilizzazione della società, l'interdipendenza finanziaria e la capacità appunto dell'impresa di rimborsare il finanziamento. Per quanto riguarda la copertura finanziaria delle mobilizzazioni, andiamo a valutare il patrimonio netto più i debiti oltre l'esercizio sul totale delle mobilizzazioni. Questo viene effettuato con i dati dell'ultimo bilancio approvato e del penultimo dato del bilancio approvato, del penultimo anno. Sostanzialmente si valuta che se questo rapporto è maggiore di 1,2 non sussiste problema e quindi la domanda è presentabile. Lato invece interdipendenza finanziaria, si va a valutare il patrimonio netto sul totale del passivo. Se è maggiore del 10%, appunto, non c'è una tematica. Più, diciamo, tra virgolette, più complessa è la capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento, perché qui si valuta proprio banalmente il risultato dell'impresa prima delle imposte, che tra l'altro è un aspetto agevole, cioè, insomma, per aiutare appunto le imprese, perché naturalmente post imposte sarebbe stato più basso. Quindi si valuta questo risultato prima delle imposte, sommato agli ammortamenti delle mobilizzazioni, e questo cosiddetto cash flow deve essere maggiore dell'importo del finanziamento agevolato fratto gli anni di restituzione, più la somma degli altri finanziamenti in essere a medio e lungo termine. Questo
Che cosa va ad analizzare? Va ad analizzare la capacità nell'anno, negli anni successivi a quelli successivi all'erogazione dell'ultimo SAL a saldo, la capacità dell'impresa di restituire il finanziamento concesso. Cioè, andiamo a valutare l'impresa l'impresa X ha nell'anno 2023, quando inizierà a restituire il finanziamento, 1 milione di euro di altri finanziamenti da restituire e un cash flow non capiente, questa impresa non, per noi non sarà, non avrà la capacità di restituire il nostro finanziamento e quindi non potrà essere concesso il finanziamento. Quindi, cioè, questo è importante andare un attimo ad analizzare, autoanalizzarsi e vedere se c'è la possibilità appunto di ricevere il finanziamento. Questi aspetti possono essere valutati insomma tramite il DM 9 giugno, sicuramente è quello un po' più descrittivo, e più specifico invece quello del 1 ottobre, che con gli allegati, in particolare l'allegato 10, spiega proprio perfettamente sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo quali sono i parametri da analizzare. Vorrei parlare invece in questo momento, ricollegandomi proprio a questo, a degli aspetti che abbiamo riscontrato diciamo nella presentazione delle prime domande. Cioè, nelle prime domande sono state presentate, come diceva la collega, insomma, un numero importante di domande, però che abbiamo riscontrato lato amministrativo nel corso delle istruttorie. Allora, per esempio, quando praticamente chiediamo nella presentazione della domanda un dettaglio dei finanziamenti in essere a medio e lungo termine. Per esempio, ci viene a volte indicato che ci sono 10.000 euro di finanziamenti da restituire nell'anno 2024, però poi vediamo nel bilancio d'esercizio, nella dichiarazione di bilancio d'esercizio, che c'è un debito molto più alto, ovvero 2 milioni di euro. Naturalmente a noi scatta subito la domanda e chiediamo da che cosa sono rappresentati il delta tra i debiti iscritti in bilancio e i finanziamenti dichiarati. Quindi se magari c'è questo discostamento e è rappresentato da un motivo particolare, è bene descriverlo fin dall'inizio, insomma, con un allegato specifico, una dichiarazione specifica, per evitare di allungare i tempi di processo e di istruttoria, ovvero della richiesta di integrazione. Quindi, se noi possiamo subito andare a vedere e ad analizzare questo dato, non avremo il problema. Un altro aspetto invece interessante, che può insomma evitare di farci richiedere l'integrazione e quindi allungare i processi, è il prospetto conto impieghi. A un certo punto noi chiediamo, cioè nella presentazione della domanda che si farà online, poi vi spiegherò come, vi chiediamo come verranno impiegati i fondi, cioè come verrà tutto il progetto finanziato, ovvero il 50% del resto della parte non coperta dal finanziamento concesso, finanziamento inteso come finanziamento agevolato più contributo. E magari lì fare una descrizione un po' più dettagliata, perché c'è una tabella, però magari se viene indicato una cosa un po' più descrittiva, un po' come spiegare dove prenderemo i soldi, dove attraverso la redditività dell'impresa, attraverso i dividendi non distribuiti degli anni che prevediamo insomma di avere nell'immediato futuro. Questo può aiutare a noi a evitare appunto, di fare approfondimenti tramite richieste di integrazioni. Altro punto che è magari un po' più tecnico, un po' meno interessante, è quello della DESAN antimafia, per richiedere l'antimafia. Per la richiesta antimafia, appunto, va compilato un format nella quale devono essere indicati tutti i soggetti descritti, cioè proprio, però molte volte vediamo che non vengono indicati, per esempio, i sindaci supplenti, cioè deve essere indicati tutti. E una volta che devono essere indicati tutti, di tutti quei soggetti indicati in questo allegato, che è l'allegato A5, devono essere descritti i familiari conviventi,
cioè quindi per ogni soggetto, e naturalmente devono essere firmati digitalmente. Questa è una cosa che chiediamo, e per evitare appunto il solito discorso di allungamento dei tempi, è meglio prevenire e fare un'istruttoria una presentazione delle domande più, diciamo, completa possibile, che perdere tempo poi. Tra l'altro, appunto, sicuramente questo problema è avvenuto, si è riscontrato, per il motivo per qua, perché, diciamo, essendo una misura sportello, c'era, il timore che finissero i fondi nell'immediatezza, appunto, nello stesso giorno, quindi il 15 dicembre 2020, però attualmente, diciamo che, senza entrare nel dettaglio, c'è una capienza, appunto, della dotazione finanziaria, quindi non c'è problema. Quindi è meglio soffermarsi magari un giorno in più sulla presentazione dettagliata di tutti gli elementi che presentare e poi farsi chiedere l'integrazione. Questo era un aspetto, insomma, che tenevo a chiarire. Altri punti che potevano interessare, appunto, io ho cercato di selezionare qualche progetto che era stato riscontrato positivamente dal lato tecnico, e appunto cercare di nell'annoiarvi il meno possibile, di descrivervelo, così da prendere esempio, oppure se la platea, insomma, è interessata o ha dei progetti simili, appunto può, insomma, prendere spunto. Per esempio, sono stati presentati e valutati positivamente dei progetti di digitalizzazione in cloud dei processi aziendali, con l'automatizzazione del processo di comunicazione con il cliente e internamente all'azienda, con la possibilità di profilazione del cliente e l'analisi dei dati per poter appunto costruire dei programmi ad hoc per i clienti stessi. Quindi diciamo che profilazione clienti e comunicazione clienti e lato interno è visto di buon occhio dal punto di vista tecnico. Oppure, per esempio, un progetto di investimento era la sostituzione di un macchinario da taglio di diamanti con la massima precisione, insomma un nuovo telaio, un nuovo macchinario di massima precisione, che dà la possibilità di maggior velocità, di maggior produttività, ma di abbattimento dei rumori. Ma naturalmente, lato digital transformation prevedeva la possibilità di dare un controllo, una registrazione dei dati efficientemente, appunto, durante il processo, la capacità di monitorare i parametri di lavoro della macchina, la possibilità di chiedere, appunto, la possibilità di non avere un operatore fisso presso il macchinario, tramite appunto i dispositivi di sicurezza automatici e delle procedure di controllo, e la possibilità anche molto importante del controllo da remoto e la fornitura di utili informazioni in tempo reale sulla produzione e sull'andamento dei processi. Questo, per esempio, è un altro progetto importante. Altro progetto analizzato e valutato positivamente, diciamo, è un progetto nella quale è stato incentrato sulla gestione, l'elaborazione e distribuzione delle informazioni verso i punti periferici dell'organizzazione aziendale, ovvero la produzione, i fornitori e la logistica esterna. Questo viene effettuato tramite un software che appunto l'azienda ha acquistato come i codici sorgenti di questo software, e offre una capacità, consente un più rapido e preciso trasferimento delle informazioni presso i punti periferici dell'azienda, quindi diciamo un'ottimizzazione del processo. Altro punto interessante da analizzare, volevo condividervi, diciamo, questa la nostra piattaforma, diciamo, la nostra dashboard, per vedere qualche dato importante sul progetto, sui progetti presentati. Diciamo che queste sono le domande a sistema, poi devono essere aggiornate a 435, però l'importante, la cosa interessante, appunto, era analizzare quali sono qual è il dato più interessante, ovvero quello
delle imprese che hanno presentato domande, cioè, ovvero ci sono molte imprese piccole che hanno presentato domande e subito dopo seguono le medie e poi le micro. Soprattutto sono state presentate progetti di investimento e quindi spese per l'immobilizzazione e poi se volete, insomma, andiamo a descrivere più un po' nel dettaglio. E come diceva appunto prima la collega, sono state presentate con maggior risonanza nella regione Lombardia e nella regione Toscana, seguite poi da Lazio, Veneto e Emilia-Romagna. Questo è un po' le descrizioni, le cose che ritenevo interessante, interessante, insomma, trasmettere. Non so se la collega, insomma, dall'AGI voleva integrare qualcosa, oppure andiamo a descrivere un po' le spese ammissibili. Sì, io non ho particolari rilievi in merito, quindi sì, se vuoi aggiungere altro direi di procedere. Un secondo. Allora, per quanto riguarda il sostegno ai progetti di innovazione di processo, innovazione organizzativa, interessante era appunto descrivere le spese, i progetti, le spese ammissibili, per vedere appunto cosa poteva essere finanziato in questo ambito. Come spese ammissibili possono essere, appunto, come dicevo prima, su questi progetti possono essere ammissibili le spese per il personale dipendente, il rapporto di collaborazione e somministrazione del lavoro, oppure i soggetti titolari di assegno ricerca. Gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e nel periodo per cui sono utilizzati nel progetto, quindi la spesa in questo ambito, i servizi di consulenza. I servizi di consulenza appunto utilizzati per la realizzazione del progetto, le spese generali, supplementari ai costi di esercizio, compresi i costi materiali delle forniture e prodotti analoghi. Questi progetti, questi, insomma, queste spese, ovvero gli strumenti, le attrezzature, i servizi di consulenza, le spese generali, possono ammessi nella misura del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale. Quindi deve essere analizzato prima il costo del personale dipendente ammissibile e poi di questo il 40% di questo appunto di queste spese, il 40% può essere utilizzato per strumenti, attrezzature, consulenza o spese generali di servizio. Mentre per quanto riguarda il sostegno ai progetti di investimento, le spese ammissibili devono essere sostenute direttamente, naturalmente, dal soggetto beneficiario. Questo è un altro aspetto che comunque tutte le spese devono essere insomma sostenute dal soggetto beneficiario. Riguardano le immobilizzazioni materiali come macchinari, impianti, attrezzature e tecnologicamente avanzate, le immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato. E costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Queste spese, queste di consulenza specialistica, possono essere appunto ammissibili nella misura del 10% dei costi complessivamente agevolabili. Sono anche possibili ammissibili le spese sostenute, i costi sostenuti a titolo di canone di utilizzo e i costi per i servizi resi dalle PMI beneficiari del soggetto promotore capofila. Questo è un altro aspetto che appunto andava un po' analizzato, che riguardava appunto la possibilità
di presentare domande anche in forma aggregata, ovvero in forma aggregata, ovvero da diverse PMI con a capo un soggetto capofila che deve essere un EDI o un Digital Hub. Questo è importante. Detto questo, secondo me siamo, insomma, possiamo anche provvedere a se c'è qualche domanda, rispondere, insomma, un po' più qualcosa specifico. Assolutamente. Ricordo ai partecipanti che se vogliono porre qualche domanda devono alzare la mano. Per alzare la mano è vicino in alto a destra della schermata di Teams, c'è proprio un omino con la mano alzata. Non so, forse poteva essere interessante prima della presentazione delle domande mostrarvi come si accede per la presentazione delle domande. Forse qualche minuto lo spenderei perché potrebbe essere interessante che Certo, magari. anche per il caricamento magari di tutta la documentazione necessaria. Ok. Allora. La presentazione delle domande occorre andare sul sito di Invitalia. Occorre andare sul sito di Invitalia e andare sul nella è strutturato così, molto semplice, molto intuitivo. Cosa facciamo? Andiamo sulla sezione Digital Transformation. Questa sezione è anche, insomma, interessante approfondirla perché c'è una descrizione su cosa è la misura, cosa finanzia, i requisiti delle imprese, quali sono le agevolazioni, per esempio i requisiti delle imprese, come ti descriveva prima, essere iscritte e operare in determinati settori, disporre dei bilanci e non essere sottoposte a procedure concorsuali. Finanzia appunto le tecnologie abilitanti, i progetti delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0. E tutte le, insomma, le cosa può essere finanziato in questo ambito. La normativa di riferimento, anche questa molto interessante, appunto, per andare a vedere, cosa più nel dettaglio descritto nei decreti, insomma, che non abbiamo la possibilità di presentarvi. E poi la sezione per saperne di più, appunto, di accedere o telefonare al numero verde oppure scrivere all'area riservata tramite CRM e poi noi provvederemo tramite CRM Customer Service a rispondervi su argomentazioni, insomma, su qualsiasi domanda. Altra sezione interessante è quella delle FAQ, naturalmente. Che poi tra l'altro spiega come si presenta la domanda, quali sono le domande, insomma, che ci sono state poste con insomma, maggiormente, quindi può essere utile. Allora, per la presentazione delle domande, appunto, come dicevamo prima, è aperta lo sportello a far data dal 15 dicembre 2020 scorso. E cioè insomma il soggetto beneficiario registrare i servizi online di Invitalia e poi una volta registrati accedere al sito. È necessario disporre di una firma digitale e un indirizzo PEC con la quale verranno, cioè per, insomma, la firma digitale per la firma dei documenti da presentare e appunto la PEC con le varie comunicazioni che avverranno nel corso dell'istruttoria e poi nella fase di attuazione del programma. Le domande sono ammesse per ordine cronologico e vanno valutate, insomma, in questo senso. Per quanto riguarda la modulistica da presentare, è bene, insomma, scaricarla. Adesso la scarico, per esempio. Tempo. Non è numerosa, però sta richiedendo un po' di tempo il download. Insomma, da qui si può appunto c'è la parte sia in
editabile in Word che PDF e si vede cosa richiediamo. Gli allegati, quelli sul diciamo dall'8 in poi, e sulla determinazione dei bilanci, per esempio quello che vi dicevo prima, i criteri di valutazione, che appunto sono sia dal punto di vista tecnico, vengono spiegati quale punteggio può essere dato a ciascun criterio, sia dal punto di vista tecnico, appunto, come dicevo, che dal punto di vista economico, quindi la solidità economico-patrimoniale e la capacità di rimborsare il finanziamento. Una volta appunto effettuata l'accesso al sito riservato, si entra dentro e c'è la possibilità appunto di compilare determinati dati. La domanda esce automaticamente, invece c'è la possibilità c'è la necessità di caricare tutti gli allegati necessari e la possibilità di caricare qualsiasi altro documento possa interessarvi, insomma, quindi da quel lato è importante anche appunto, come dicevo prima, se c'è una situazione particolare da descrivere, è bene fare una dichiarazione, magari essere più esplicativi che magari essere più riduttivi e rischiare di ricevere una richiesta di integrazione o addirittura dei motivi ostativi. A questo punto lascerei, insomma, la possibilità di fare domande. Non so se c'è qualche altra richiesta, insomma, magari volete sapere qualcosa in particolare su presentazione della domanda, su. Diciamo, se non ci sono, vuol dire che magari siamo stati bravi a descriverle. Oppure totalmente il contrario. Forse possiamo descrivere un po' il processo, diciamo, come nel frattempo che magari vengono effettuate qualche domanda,
Diciamo che dopo la presentazione della domanda, noi la riceviamo e abbiamo un tempo di istruttoria. Un tempo di istruttoria nella quale verrà appunto o valutato positivamente o negativamente il progetto, oppure potranno essere richieste integrazioni. Dopodiché, qualora fosse valutato negativamente, mandiamo dei motivi ostativi alla quale si può rispondere entro 10 giorni, e poi sulla base di quei motivi ostativi andiamo a decidere la risposta ai motivi ostativi, insomma, si va a valutare, e nel caso potrebbe essere valutato positivamente. Una volta che si valuta invece positivamente, subito dopo l'istruttoria, subito dopo i motivi ostativi, può diciamo essere viene il ministero, diciamo, emette un decreto, e questo decreto, sulla base di questo decreto, appunto, di concessione delle agevolazioni, possono essere presentati le spese possono essere presentate in due SAL, minimo del 50% il primo, naturalmente. Sulla base di questo effettuiamo delle valutazioni di monitoraggio, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico. Per esempio, lato amministrativo valutiamo le registrazioni contabili sul libro giornale, libro IVA, se che le spese siano effettivamente sostenute, siano state effettivamente sostenute, ovvero con i vari bonifici, le liberatorie dei fornitori e naturalmente le fatture. E sulla base di questo effettuiamo l'erogazione delle agevolazioni, sia lato finanziamento agevolato che contributo, e poi, una volta appunto effettuato il saldo a saldo e l'erogazione del finanziamento e contributo a saldo, c'è la restituzione semestrale del finanziamento su un massimo di 7 anni. Io posso aggiungere magari che i progetti fino ad ora presentati sono molto eterogenei, sia per tipologia di tecnologia poi, che si prevede di implementare all'interno dell'azienda, sia anche in termini di finanziamento richiesto, cioè l'importo minimo del finanziamento è di 50.000 euro. E l'importo massimo è di 500.000, quindi c'è veramente un'ampia varietà di progetti, di tecnologie implementabili, e questo è sicuramente un dato che possiamo sottolineare, come le imprese si stiano muovendo sicuramente in un'ottica di digitalizzazione dei processi su un ampio spettro di attività. Questo, anche la valutazione dei progetti ci sta rendendo possibile anche di valutare un po' il livello di digitalizzazione delle imprese e fare alcune considerazioni anche riguardanti, ad esempio, i fornitori che molto spesso sono fornitori presenti in Italia. Quindi questo è sicuramente incoraggiante, l'indice del fatto che il tessuto produttivo italiano, seppur composto da micro, piccole e medie imprese che notoriamente hanno difficoltà ad accedere ad alcuni tipi di finanziamenti e si ritiene che possano anche non essere così all'avanguardia, i progetti che stiamo valutando invece ci dicono un po' il contrario, cioè che i fornitori scelti sono italiani e quindi il tessuto produttivo è attivo e in buona salute.
Allora, buongiorno. Sì, penso che a questo punto, visto che non ci sono più domande, direi di concludere qui l'evento. Ringrazio a tutti e soprattutto ai relatori che sono stati così gentili da partecipare. Grazie a Grazie voi. A a voi. tutti. presto. Salve. Arrivederci. Arrivederci. No, noi vediamo il nostro attimo, ma non la sentiamo.